Con Mister Liguori è successo, come ho già detto con altri interlocutori, secondo me netto, meritato, però dico anche a te ciò che ha riferito Vince alla stampa davanti a noi, tuo collega, secondo lui insomma hanno giocato a pallone e questo no, e l'arbitro non ha favorito assolutamente il Ponzano. Il tuo punto di vista su questa cosa e poi un commento su questo Grosseto, nono in classifica, nella parte sinistra della classifica stessa. Per quanto riguarda le opinioni del mio collega, io le rispetto, ognuno è libero di dire ciò che pensa, poi magari sono sicuramente delle considerazioni che non condivido assolutamente, però capisco anche il mio collega, nella sconfitta ci può stare l'amarezza. Sono contento della vittoria, non sono contento del gioco che abbiamo espresso, non sono contento dell'atteggiamento che abbiamo avuto gran parte del primo tempo, non sono contento dell'atteggiamento che abbiamo avuto nella metà del secondo tempo, non sono contento di molti errori che abbiamo fatto in fase di palleggio, però mi tengo strettissimo alla vittoria perché comunque ci serviva a dare continuità. Correggetemi se sbaglio, credo che da quando sono io a Grosseto è la prima volta che facciamo due vittorie consecutive, credo di non sbagliarmi, mi auguro di non sbagliarmi. Sono molto attento ai numeri, mi sono dispiaciutissimo per il gol preso perché per me la fase difensiva è un qualcosa da dove nascono le vittorie, perché a lungo andare la fase difensiva è ciò che fa la differenza, molto di più dei gol segnati, è un gol stupido che dovevamo assolutamente evitare. Oggi ho capito perfettamente che per certi versi non eravamo in partita, è inutile nasconderci, non l'abbiamo mai fatto, non lo facciamo neanche oggi. Ho cercato di come dico sempre io, di destabilizzare la squadra il meno possibile. Ci siamo parlati nello spogliatoio in maniera molto costruttiva, molto chiara, molto diretta. Gli ho spiegato il mio punto di vista, gli ho spiegato le cose e oggi ho ringraziato la squadra nello spogliatoio per la vittoria che abbiamo fatto. È una vittoria che cercavamo, è una vittoria che cercavamo per alimentare il progetto e come ci siamo detti ieri, correggetemi sempre che sbaglio, oggi ho visto i risultati e non c'è niente di scontato. Non esistono corazzate, non esistono partite facili, non esistono partite abbordabili, esistono solo delle squadre che si giocano la partita sugli episodi e a lungo andare l'atteggiamento, la voglia, la capacità di vincere il duello, anche di rubare la palla sporca può fare la differenza. Oggi noi piano piano col nostro modo di giocare, il nostro modo di fare, potevamo avere un punteggio sicuramente più largo. L'unico alibi, se posso chiamarlo alibi, ma non è un alibi, è aver fatto gol troppo presto. A volte far gol troppo presto ci può tagliare le gare. Io in che senso dico? Ho detto anche alla squadra, se eravamo più cinici, più cattivi, potevamo chiuderla subito. Invece, giustamente, noi cerchiamo la vittoria, sappiamo so che cosa cerca da noi la piazza, sappiamo cosa cerca da noi la proprietà e quindi cerchiamo sempre di vincerle tutte. A volte questa pressione la riusciamo a gestire, altre volte no. Però oggi sono contentissimo perché anche oggi la squadra, tutti, a loro modo, con il loro modo di giocare, con gli errori che abbiamo fatto anche nei singoli, però siamo riusciti a portare a casa la vittoria. È l'unica cosa che mi premeva oggi, vi dico la verità. Poi dopo, per quello che riguarda l'atteggiamento, come vi ho detto anche io ieri in sala stampa, quelle sono tutte cose che devo ragionarci io, devo trovare io la soluzione, devo trovare io il modo e la maniera più veloce per riempire, tra virgolette, questi vuoti di prestazione. Mi è piaciuto molto anche l'ingresso di Cesaroni, ha battato benissimo, ha dato un'accelerata proprio nel momento di difficoltà che dicevi tu. Io l'ho visto soprattutto nel secondo tempo, quando abbiamo consentito al Ponzacco di tanto giro palla, hanno cominciato a crederci, poi la rete secondo me evitabile, ma al netto di tutto questo insomma successo mai credo in discussione, no, in discussione no, però mi avrebbe fatto molto piacere per i ragazzi se oggi avessimo giocato tra virgolette, perché lasciatemi passare il termine perché non è un buon termine, però tra virgolette una partita facile, nel senso di chiuderla subito e magari di evitare determinate tensioni, di evitare determinati contrasti, di poterci risparmiare qualche ammonizione che a mio avviso è stata gratuita, perché oggi io non voglio parlare dell'arbitro, non ne parlo mai, difficilmente, solo veramente quando mi arrabbio, però ci vuole uniformità di giudizio, stesso fallo, devi avere lo stesso fischio, devi dare cartellino giallo, solo quello. Poi per il resto, vi ho detto, sono contentissimo, mi dispiace solamente tanto per il gol preso, veramente. Mister, a proposito di fase difensiva, dopo il bastone del gol preso, un attimino la carota, perché primo tempo incredibile della linea 4, il primo tempo è stato, secondo me, però magari mi sbaglio, soprattutto con Bruno, che adesso iniziamo a capire perché non lo leva mai da quel ruolo lì, ha equilibrato tantissimo la difesa con Ferrante, che ci è sembrato un po' l'ago della bilancia perché riusciva, diciamo, un po' da battitore libero a interrompere le imbucate che cercavano con il loro numero 8, del quale adesso mi sfugge il nome. Carli. Con Carli, grazie. Con Carli,
hanno cercato due o tre bucate su tutte quante Ferrante, è stato preciso. E poi una considerazione che avevo fatto anche con Pasciuti, la distanza fra i reparti è sempre minore e riescono a muoversi simultaneamente in linea in modo tale anche da gestire meglio i palloni più complicati. Sono completamente d'accordo con te. L'unica cosa che ti posso dire, che posso aggiungere, io sono contentissimo della linea difensiva, attenzione, ma proprio perché sono dispiaciuto per loro, non per me, perché io vedo come lavorano in settimana, vedo come seguono le direttive, vedo la grande attenzione che hanno nel risalire sulla palla coperta, nel come giocano per mettere fuori l'avversario. Oggi abbiamo mandato Defensa in fuori gioco almeno nel primo tempo, se non so tante volte, quello è il lavoro che alla fine paga. Però ti posso assicurare che la nostra fase difensiva nasce dal blocco, perché abbiamo Giustarini, Gomes, che là davanti si sacrificano tantissimo per coprirci palla, abbiamo i centrocampisti che accorciano e sporcano tutte le linee di passaggio. Per questo dico che la nostra fase difensiva deve diventare una certezza, perché per la qualità che abbiamo là davanti, per la qualità che abbiamo nei singoli, siamo una squadra che dal momento all'altro possiamo far male a chiunque. Per questo non subire gol, restare in partita e creare sempre questa cosa che in qualsiasi momento possiamo ammazzare la partita, per me è fondamentale. Però ti posso assicurare che tutti quanti, cioè la linea sì, perché salta agli occhi, ma in quel momento c'è un lavoro di squadra enorme dietro alla gestione della palla. Tra l'altro va ricordato che loro hanno un terminale d'attacco, Nieri Mencagli, non mi ricordo, si sono fatto 18 reti in due, quindi insomma sono assolutamente pericolosi al di là dell'età, che sono giovani. E poi l'altra cosa che ti voglio dire, se ci puoi confermare, che venerdì dovrebbe rientrare in gruppo a Grosseto per Criterra. No, non te lo posso confermare solo per un motivo, perché penso che sia una comunicazione che vada fatta dal nostro staff medico o dalla nostra direzione. Io, come ho già detto a Riccardo, che sento puntualmente tutti i giorni, ma come tutti noi, io non vedo l'ora di avere tutti al completo. Non vedo l'ora anche che rientri Messini, che sta passando un periodo particolare con gli infortuni, ma veramente non vedo l'ora di poter lavorare con la squadra al completo. Soprattutto perché avere la squadra al completo, ma non tanto per le scelte, mi piace proprio a me nella gestione del gruppo stare sempre tutti insieme, poter lavorare, poter avere scelta, poter creare competizione. Poi è inutile nascondersi, una volta che rientra Riccardo, una volta che c'è anche Tommaso al 100%, ci possiamo posso avere tante opzioni per giocarmi la partita, questo è palese. Mister Alexic, che in condizioni, perché gli hanno dato un certo refrain, perché rientra all'infortunio, immaginiamo, però al 60esimo inizia un attimino a... No, vi posso assicurare che Boggia stava bene, è stata una scelta mia tattica, perché in quel momento avevo bisogno di strappo, avevo bisogno di quella caratteristica che c'ha Cesaroni, che accelera e fa salire la squadra 10-15 metri. Ho visto che non riuscivamo a ripartire. Giustarini da una parte lo stava facendo bene, Boggia è un giocatore più d'area di rigore, un giocatore che tiene palla, invece a me serviva in quel momento uno che strappava, che guadagnava metri, che ci portava su e ci dava quella profondità che in un certo momento stavamo perdendo. Fatto un po' tutti i complimenti, volevo fare una piccolissima critica, perché io Gomez, anche ammonito, io l'avrei tolto, poi ovviamente deciderei, anche per il rischio della doppia ammonizione e espulsione. Ora, meno male che non è andata così, però per evitarle forse era meglio toglierlo. Sono d'accordo con te, credo che anche io forse era una sostituzione che andava fatta, però... vi spiego, perché a volte fai magari due sostituzioni oggi, zero sostituzioni all'altra partita, dice il mister parla, è facile, adesso lo premiano le scelte. No, io parto sempre dal presupposto che quando sto in panchina vedo la partita, devo essere anche bravo a seguire le mie sensazioni, cioè nel senso non devo tradire me stesso. Se in quel momento ho la certezza che posso anche rischiare che Gomes possa prendere l'ammonizione e quindi sbagliare, ma ritenere che in quel momento Gomes deve restare in campo, lo faccio volentieri, perché stavamo giocando molti palloni lunghi, pensavo che Rotondo potesse fare lo stesso lavoro, infatti a un certo punto avevo pensato anche quello. Però a volte le sensazioni, le cose, sono uno che si fida tantissimo, non sempre ho ragione, anzi la maggior parte delle volte sbaglio, però preferisco, come dico sempre io, essere sereno a fine partita di aver fatto quello che pensavo fosse giusto. Il punto di Diambo, pensi? Diambo ha fatto una buona partita, non era facile entrare. No, non era facile entrare oggi in partita, perché non era una partita facile, perché comunque la squadra per un certo verso era palesemente in difficoltà in alcune cose. Quindi penso che Giambò è entrato, ha fatto ciò che poteva fare. L'unica cosa che ho detto anche a Giambò è che deve fare in fretta a calarsi nella parte, perché la Serie D è un campionato sporco, un campionato dove magari alcuni falli non vengono fischiati, dove la gestione della palla in determinate zone di campo è fondamentale, quindi bisogna essere molto più concreti che madarsi, tra virgolette, specchiarsi. Però Giambò è un giocatore di qualità di campo, un giocatore di esperienza che comunque paga, a mio avviso, in questo momento solo l'inattività.
Comunque oggi sei stato anche abbastanza critico verso i tuoi ragazzi. No, io non, ma io non sono, io penso perché voi avete, io capisco che voi avete una concezione di me di buono, avete una concezione di me di no. Che io proteggo. No, ma io vi capisco perché io le risento le mie interviste, ma io sono sempre molto sincero, come anche con la squadra. Oggi non sono critico, sono onesto, perché vi posso assicurare che il messaggio che passa a voi è lo stesso che passa alla squadra. Io con loro sono sempre chiaro. La fortuna nella mia gestione dello spiato è proprio questo: io ho una comunicazione diretta, non ho quarta parete, quinta parete, non ho filtri. Ragazzi sanno come sono che sanno che io, se sono uno che ti deve abbracciare, che se uno che ti deve fare complimenti, se uno che ti deve proteggere, lo faccio volentieri. Però è anche vero perché facciamo un lavoro che è sotto gli occhi di tutti, non bisogna nascondersi. Oggi abbiamo fatto delle cose, ho ringraziato la squadra, lo faccio anche oggi pubblicamente, perché hanno portato a casa una vittoria importantissima, però io so la squadra che ho a disposizione. Però, come vi ho detto io, il voto di alcuni voti di prestazione non è colpa della squadra. Quando io sono critico alla squadra, sono critico con l'allenatore, perché non punto mai il dito. Io dico sempre, come ho detto anche ieri, che se c'è una persona responsabile di quello che succede in campo è sempre il mister, perché io decido la formazione, io decido le scelte, io decido. Quindi quando prendo determinate decisioni me ne assumo tutte le responsabilità. Quando un giocatore va e sbaglia un intervento, non l'ha sbagliato il giocatore, è il mister che l'ha messo in campo. Per questo dico, faccio critica, autocritica, perché anche oggi, nella cattiva gestione della gara in alcuni momenti della partita, a mio avviso anche il primo e soprattutto il secondo tempo, dobbiamo migliorare. Come vi ho detto ieri, devo migliorare io nel far passare il messaggio, devo migliorare io nella gestione di alcune cose all'interno del campo, e come miglioro io, appena migliorerò io, la squadra di riflesso migliora.